Chi era Afrodisia? Penso che tutti avrete sentito parlare di Afrodisia, no? Ma se non ne avete sentito parlare, ve ne parlo io. Negli Atti del Martirio di Sant'Agata si parla di Afrodisia nel momento in cui Quinziano decide di rieducare Sant'Agata cercando di farle cambiare idea e l'affida a questa matrona di nome Afrodisia, che aveva 9 figlie e che doveva condurre Sant'Agata ai piaceri della vita. Si è discusso tantissimo di Afrodisia, chi fosse. Afrodisia era una sacerdotessa di Venere, la dea dell'amore. Va da sé che Afrodisia gestiva un bordello e quello che doveva fare era educare Sant'Agata al sesso, fondamentalmente. Secondo gli Atti del Martirio non ci riuscì. Sant'Agata pregava e non si è lasciata corrompere dai piaceri della vita. Famosa è la frase che, secondo la leggenda, Afrodisia rivolse a Quinziano, dicendo che Sant'Agata aveva la testa più dura della lava dell'Etna. Secondo la narrazione della storia di Sant'Agata, ella rimase a casa di Afrodisia per un mese. Quindi sarebbe bello, a gennaio, proprio quando iniziano i mercoledì agatini di cui abbiamo parlato in altre storie, ricordare anche che quello era il periodo in cui Sant'Agata iniziò la sua prigionia a casa di Afrodisia. L'altra domanda che potreste fare è: ma Afrodisia dove si trovava? Di questo non ne parla lo scritto. Certo, noi siamo portati a pensare che anche Afrodisia si trovasse a Catania. Ma chi può dirlo? Magari era in qualche paese etneo, a Siracusa, a Roma. Non lo possiamo sapere. Quello che sappiamo è che questa donna non riuscì a convincere Agata a desistere dal suo desiderio di cielo. Come sappiamo, poi Agata venne catturata, martirizzata e uccisa. Ma di questo ne parleremo in un'altra storia. E voi lo sapevate tutto questo? Mi raccomando, seguiteci. Se volete altre curiosità, chiedetele. Sono qui. E basta. Grazie a tutti. Buona giornata.